Ciao e benvenuti nell'atelier dell'italiano. Siamo alla fine di gennaio e fa freddo, quindi oggi ti racconto una corta leggenda legata a questi giorni del mese. Ogni anno, verso la fine di gennaio, ci sono 3 giorni, il 29, il 30 e il 31, che noi chiamiamo i giorni della merla. Questi giorni, letteralmente, les jours de la merle, la femelle du merle, l'oiseau, sono les 3 derniers jours du mois de janvier, le 29, 30 e 31. Questa è una tradizione legata al nord dell'Italia, ma in tutta Italia conosciamo questa storia dei giorni della merla. Ci sono molte tradizioni legate al perché si chiamano giorni della merla, appunto la femmina del merlo. Ma quella più romantica è una leggenda che racconta che un tempo i merli erano bianchi, avevano le piume bianche. Verso la fine di gennaio, una famiglia di merli aveva freddo e si rifugiò in un comignolo per ricevere il calore che arrivava dal camino acceso della casa. Dopo 3 giorni, quindi 29, 30 e 31 gennaio, il 1 febbraio i merli uscirono dal camino, sono usciti dal camino e le loro piume si erano sporcate dalla fuliggine e sono quindi diventate nere. Così la leggenda dice che da quel momento i merli maschi e i suoi piccoli hanno le piume nere, mentre le femmine hanno le piume grigie. La tradizione dice anche che sono i 3 giorni più freddi dell'anno e che se veramente sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Io spero che questa leggenda vi sia piaciuta, vi aiuti a conoscere un po' di più della cultura italiana. Non dimenticate di lasciare un like o iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!